chiamo il professor Fabio Vignucolo al microfono, eccolo qui, è già pronto, è docente di associato in sistemi elettrici per energia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, insegna impianti di produzione di energia elettrica, sicurezza dei sistemi elettrici e ha quali interessi di ricerca lo studio del funzionamento degli impianti di generazione connessa alle reti di distribuzione e in particolare agli impianti a fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo dell'energia, che credo saranno anche questi un tema del futuro. Ci parla della cosiddetta transizione energetica, cioè di quel processo che ci dovrà consentirci di abbandonare del tutto le fonti fossili attualmente ancora, che fanno ancora la parte del leone, diciamo così, sulla produzione di energia, per passare ad altre tipologie di fonti. Prego, professore. Allora, grazie, buonasera, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui. Abbiamo visto un quadro, abbiamo visto degli scenari, cerchiamo di pensare a fotografare un po' meglio questo quadro e cercare di trovare una soluzione per evitare questi scenari. Allora, parto da una fotografia, scusate, che è l'attuale fotografia del sistema elettrico. Lo diciamo molto velocemente, 300 terawattora all'anno, in Italia produciamo circa un terzo da fonte rinnovabile, per lo più ancora da idroelettrico, dopodiché c'è una parte di eolico e una parte di fotovoltaico. Ma ancora produciamo la maggior parte dell'energia con il gas. Poi c'è l'olio, una piccola parte di olio combustibile, una parte di carbone che andrà in phase out al 2025, una grosso modo un decimo di importazione dall'estero. Ad ogni modo, questo è il quadro completo, 300 terawattora. Prima parlavamo del fatto che in Europa più del 50% dell'energia è stata prodotta da rinnovabili in questo primo semestre, anche effetto lockdown, è energia elettrica, non è energia complessiva. E nella seconda slide vi faccio vedere cosa significa la differenza. Questa è l'Europa, divisa per vari paesi, l'ultima riga è l'Europa, e ci dice cosa andiamo a consumare per fonte. Partendo da sinistra abbiamo prodotti petroliferi e abbiamo gas. La percentuale di utilizzo di energia elettrica è solo questa banda, che dovrebbe essere azzurra, ma insomma qui è un colore un po' diverso, ma insomma siamo intorno a un quarto scarso. Tutto il resto sono altri usi dell'energia. Banalmente usiamo ancora autovetture che hanno un rendimento complessivo intorno al 22-23%, perché ovviamente non abbiamo delle alternative, o perlomeno non ancora percepiamo delle alternative importanti. Questa è l'Italia, è abbastanza allineata con l'Europa, se non per il gas, consumiamo molto più gas della media europea. L'obiettivo che ci diamo al 2050 è togliere tutta questa parte che è andata nella nuvola, quindi di convertire verso un uso di rinnovabili tutti questi che sono attualmente consumi fossili, in primis, ripeto, petrolio, gas e carbone. Anche la parte azzurra, che è il consumo di energia elettrica, in parte è prodotta da fossile, come abbiamo visto prima, quindi in realtà quello lì non è un azzurro pulito, è solo una parte prodotta da rinnovabile. Al che uno dice, vabbè, allora guardo il report del GSE, il gestore dei servizi energetici, e vedo come sono messo rispetto alle traiettorie che mi ero dato. Questo è l'andamento dei consumi finali lordi di energia coperti da rinnovabile, e dico, vabbè, insomma, gli ultimi 5 anni sono stati abbastanza costanti, ma sono meglio della traiettoria del piano d'azione nazionale, che è quella linea blu. Se faccio l'analisi di partita per settori, vedo che sostanzialmente termico e elettrico sono già sopra al valore soglia che mi ero dato 10 anni fa. Sui trasporti ci posso ancora lavorare, ma sono stato abbastanza bravo. No, perché il PAN sostanzialmente è un progetto vecchio, ha degli obiettivi assolutamente insufficienti. Quelli che sono gli obiettivi nuovi sono quelli che sono stati definiti dal Green New Deal a livello europeo, dal PNIEC a livello, insomma, anche a livello italiano. Cosa significa? Che questi target sono assolutamente insufficienti, devono essere alzati. E più ci mettiamo a convertirci, e più dovranno essere alzati velocemente, se vogliamo ottenere gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi, sostanzialmente, la domanda che ci facciamo è come poter aumentare la quota dei rinnovabili nei vari settori. Banalmente, quello dell'energia elettrica è quello più facile da capire, perché sostanzialmente spengo una centrale a fonte fossile e realizzo un impianto a fonte rinnovabile. Dovrò pensare come bilanciare il sistema, come regolare la frequenza, come compensare le variazioni stagionali, eccetera, però, insomma, in qualche maniera una soluzione ce l'ho. Per convertire invece i trasporti verso il settore rinnovabile,
una soluzione o è l'utilizzo dei biocarburanti oppure è passare sul vettore elettrico, quindi elettrificare i consumi. Questo significa potenziare i trasporti su rotaia, ad esempio, molta della logistica in Italia va ancora su gomma, non va su rotaia, l'utilizzo dei sistemi di mobilità individuale, quindi auto piuttosto che altri mezzi di tipo elettrico, e anche la logistica, se vogliamo mantenerla su gomma per varie esigenze, passarla su elettrico. Andrà in porto un progetto per camion elettrici su teleferica lungo autostrada. Stessa cosa sulla parte termica, quindi sia la regolazione termica, parlo di pompe di calore, sia gli usi termici, tutti i processi di induzione, tutta la parte di forni elettrici. Questo ci consente di spostare sul vettore elettrico una serie di consumi attuali che abbiamo invece su fonti non rinnovabili. Accennavo al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, è un documento lunghissimo, vi invito a leggerlo, ci dà un quadro abbastanza completo, ho riportato qui solo alcune brevi fotografie in termini di target. Utilizzo del 30% di fonti rinnovabili sul consumo lordo complessivo di energia, quindi quello che attualmente è il 18% dobbiamo portarlo al 30% in 10 anni. Come lo ripartiamo? Settore elettrico. Attualmente siamo al 34%, dobbiamo passare al 55% in 10 anni. Come lo faccio? Beh, aumentando impianti a fonte rinnovabile. Ma cos'è che posso installare oggi? Eolico e fotovoltaico. L'idroelettrico è già stato abbastanza utilizzato, si può fare ancora qualcosina, ma insomma i margini sono minori. Altre fonti o ancora non ci sono a prezzi interessanti, oppure sostanzialmente non hanno una capacità di aumentare questa penetrazione in maniera così significativa. Settore termico, settore trasporti, dobbiamo passare da un attuale 5% a un 22% di copertura da rinnovabili. Estrapolando questo piano significa avere 6 milioni di veicoli elettrici al 2030, di cui 4 full electric. Settore calore, dobbiamo passare da un 20% attuale a un 33% in 10 anni. Questo significa sostanzialmente pompe di calore in sostituzione di caldaie a combustibili fossili. Qui è una slide che ho preso pari pari dal PNIEC, quindi non è niente di mio, ma sostanzialmente vi conferma quello che vi ho appena detto. Crescita del fotovoltaico, crescita degli altri prodotti rinnovabili, riduzione dei consumi e ovviamente efficienza energetica, quindi sia risparmio energetico che efficienza energetica, elettrificazione dei consumi, e questo consente anche una riduzione della dipendenza energetica verso l'esterno. Perché elettrificare i consumi? Beh, è molto facile, perché il vettore elettrico è sicuramente quello più flessibile, pulito e capillare, perché è assolutamente indispensabile in tutti gli usi finali e perché sostanzialmente la struttura elettrica è quella che è più flessibile al cambiamento. Idealmente io spengo una centrale, ne metto un'altra e tutto il resto del sistema, trasmissione, distribuzione, utilizzazione, resta sostanzialmente lo stesso. Non è esattamente così, perché ovviamente a fare questa modifica mi porta a una serie di problematiche in termini di gestione della rete, però diciamo le soluzioni ci sono. Sia che faccia impianti di grande taglia, sia che faccia impianti di taglia più piccola a servizio delle utenze, sia di media che di basso taglia. Vado molto veloce. E sicuramente c'è un problema di investimenti infrastrutturali, quindi sicuramente c'è una necessità di potenziare la rete. Già oggi la rete ha dei punti di criticità, parlo di rete elettrica ovviamente, dovranno essere ulteriormente affrontati per garantire quella che è la stabilità, quella che è la compensazione delle variabilità stagionali e giornaliere delle fonti rinnovabili, per compensare quella che è l'imprevedibilità della fonte o la comunque aleatorietà. Ci sarà una serie di soluzioni, quindi regole di mercato, autoconsumo collettivo, sistemi di accumulo, e un ripensamento delle regole del mercato. È un mercato che è stato pensato nel 99 quando il paradigma era completamente diverso. Probabilmente anche il mercato elettrico richiede una nuova struttura. Una cosa molto interessante che si abbina molto bene con il settore elettrico è l'idrogeno. L'idrogeno è un altro vettore, non lo troviamo ovviamente come fonte primaria, ma può essere un ottimo vettore energetico. Ci consente di riutilizzare processi a combustione pulita, se io l'idrogeno ovviamente lo produco da fonti rinnovabili, quindi se parlo di idrogeno verde, non devo parlare di idrogeno nero, di idrogeno blu che ottengo da fonti fossili.
Posso utilizzare la combustione, posso riutilizzare l'infrastruttura esistente come i gasdotti, posso stoccare abbastanza facilmente grosse quantità di energia e i processi di conversione da elettrico a idrogeno elettrico stanno diventando sempre più efficienti, quindi questo procedimento di interscambio tra vettore elettrico e vettore idrogeno sarà sicuramente una delle chiavi del prossimo futuro. Ce lo conferma l'Unione Europea, che sostanzialmente prevede un investimento significativo fino a circa 470 miliardi di euro entro il 2050 su questa tecnologia. C'è un target di 1 milione di tonnellate di idrogeno da produrre da rinnovabile al 2024 e questo target diventa 10 volte tanto, 10 miliardi di tonnellate al 2030. Quindi dobbiamo sicuramente passare per un'elettrificazione dei consumi. Possiamo utilizzare l'idrogeno come vettore energetico, dobbiamo generare da rinnovabile tutto quello che sarà il consumo elettrico, il consumo attuale più quello extra legato all'elettrificazione degli altri consumi. Tradotto, dobbiamo aumentare di molto la generazione rinnovabile. Quella che adesso fa più o meno un quarto del consumo elettrico deve diventare molto di più. Come lo faccio? Tutta la parte di impianti di generazione abbinati alle utenze, quindi tipicamente fotovoltaici, domestici, industriali, commerciali, su edificio, comunità energetiche che possono interscambiarsi energia senza interessare troppo il sistema elettrico. Impianti di grande taglia, perché mettiamoci nella testa, non bastano le coperture per fare il fotovoltaico, devo anche fare del fotovoltaico a terra, lo potrò fare sulle pensiline, sui parcheggi, ma una parte devo farla necessariamente a terra. Ci sono un sacco di terreni inutilizzati, pur se destinati a scopo industriale, che potrebbero essere destinati a questo scopo. Ho bisogno di impianti eolici, impianto eolico tipicamente di grande taglia per forza, perché deve essere studiato bene, e c'è un'economia di scala abbastanza spinta. Posso fare l'eolico sui pendii montani, posso farlo sulle coste, posso farlo offshore, ovviamente sono diverse taglie, diverse problematiche coinvolte, ma lo devo fare sicuramente. Ci potrà essere un po' di altre fonti, qui ho detto idroelettrico, mini idroelettrico, ci potrà essere un po' di biogas, ma il grosso, come abbiamo visto prima, sarà sostanzialmente solare e fotovoltaico. Sul lungo periodo altre tecnologie. Però se ci poniamo in un'ottica di intervenire subito, dobbiamo parlare di queste. Sicuramente prima o poi avrà la fusione, ma non possiamo aspettare che arrivi la soluzione definitiva e intanto il paziente muore. È ovvio che ho citato diverse tecnologie perché la chiave è un mix opportuno tra le diverse tecnologie. Se facessi tutto con una tecnologia solo, andrei incontro a dei problemi notevoli. Pensate al fotovoltaico che produce tutto in poche ore di giorno e produce molto più d'estate che d'inverno. Quindi devo mixare, ad esempio, fotovoltaico e eolico in maniera opportuna. Questo è l'andamento degli ultimi anni che sostanzialmente ci dice che a livello europeo il trend è abbastanza partito e non dobbiamo fermarlo, ovviamente, perché se vogliamo mantenere questi obiettivi dobbiamo anzi incentivare la crescita di questi settori. L'idroelettrico anche a livello europeo vedete che è sostanzialmente costante negli ultimi anni. Qui avevo portato un brevissimo focus sulla regione Veneto perché l'anno scorso io faccio parte anche del centro studi Levi Cases in economia e tecnica dell'energia, abbiamo fatto uno studio specifico sul Veneto. Il Veneto, ad esempio, cosa significa portarlo al 100% rinnovabile? Beh, innanzitutto dobbiamo considerare che il Veneto consuma il doppio di quello che produce. Quindi anche se io producessi tutto da rinnovabile, quello che attualmente produco da fossile, sto coprendo solo metà del consumo. Siamo il secondo consumatore in termini di regione a livello nazionale, ma solo il nono produttore. Quindi qui vedete uno specchietto grosso modo, poi lo ritroverete nelle slide, sono dati ovviamente documentati e, sulla base di dati a livello, disponibili a livello nazionale e internazionale. Dicevamo, un esempio, aumentare la produzione fotovoltaica. Non mi soffermo su cosa significa, su cosa c'è stato, eccetera, su come si può fare. Quello che volevo dire è dobbiamo cercare di ottimizzare la produzione fotovoltaica, anche a discapito un po' della producibilità. Non andremo a mettere probabilmente i pannelli tutti a 30 gradi con l'inclinazione ottimale, magari li metto all'inclinazione un po' più bassa e li avvicino in modo tale che una minore superficie orizzontale mi possa produrre più energia. In termini di integrazione con gli edifici sono interessanti anche in prospettiva tutta la parte delle facciate. Salto velocemente a un caso concreto, qui sono la penultima slide. La domanda è possibile fare tutto questo fotovoltaico? Allora, cosa ho fatto? Ho preso uno stato che è il Giappone. Il Giappone l'ho confrontato con l'Italia, queste due rappresentazioni hanno la stessa scala geografica. E ho fatto una serie di considerazioni e di paragoni. Allora, il Giappone è il 20% più grande dell'Italia, ma ci vivono il doppio delle persone. Quindi in termini di densità abitativa sicuramente ci sorpassa.
ha una disponibilità solare che più o meno è come quella del nord Italia, non cambia molto, ha delle reti tendenzialmente deboli, addirittura il sistema di trasmissione è diviso in due sottoreti, una parte 50 e una parte 60 Hz per retaggi del passato. Bene, il Giappone negli ultimi 5 anni ha installato 42 gigawatt, che è il doppio di quello che l'Italia ha installato fino adesso, dal 2007 ad oggi. Perché? Perché c'è stata Fukushima, hanno deciso di convertire drasticamente il sistema energetico del paese verso una logica rinnovabile. Arrivo alla conclusione. Cerco di dire quello che è il mio punto di vista, alcune cose le ho già sentite. Parto dalla vignetta, la vignetta è paradossale. Se un politico mi viene a dire che l'auto elettrica è bellissima, lui la usa in città, gli chiedono che auto ha comprato e dice un SUV turbo diesel, c'è qualcosa che non va. Non so se serve la politica, forse serve il livello di più del politico, serve lo statista, come diceva già 150 anni fa un politico in America, poi riposo da De Gasperi. Ecco, attenzione a non cadere in una trappola, 2030 non è lontanissimo, 2030 è mentre scendiamo le scale per uscire da qui. E sperando che non sia già ieri, sperando di non essere già troppo tardi. Perché? Perché tanti investimenti richiedono tempi. Un impianto eolico richiede uno studio termometrico di un paio d'anni, ha un processo autorizzativo di altri 2 anni, una costruzione che se va bene di 6-7 mesi, quindi se io parto oggi pomeriggio inizio a produrre il 2024. C'è la necessità di destinare delle risorse alla realizzazione di questi impianti, risorse anche in termini di terreno. Chi dovrebbe farlo questo? Dovrebbe essere l'amministrazione che fa questo qui. Non può essere sempre il privato che fa un investimento, compra il terreno, studia un'autorizzazione e poi nel 20% dei casi riesce a costruire l'impianto, negli altri casi butta via tutto l'investimento che ha fatto. Probabilmente sarebbe il caso di individuare delle aree e destinarle a questo scopo. C'è la sindrome not in my backyard, quindi va bene tutto ma non dietro casa mia. Allora, due cose molto veloci. Sono due fattori, due elementi di scala. Primo, devo guardare il mio cortile o devo guardare il sistema paese o devo guardare il sistema mondo? Secondo, è veramente il mio cortile e posso fare quello che voglio o devo ragionare in un'ottica di interesse collettivo? Terzo, la scala del tempo. Devo pensare a oggi, a domani o a fra 10 anni? Tutto quello che ci siamo impegnati guarda 10 anni, 20 anni e fra 30 anni, ma la decisione la devo prendere subito, perché altrimenti gli anni passano ma le cose non cambiano. Quindi anche in questo una nuova mentalità è richiesta. E c'è anche da superare una serie di barriere. L'auto elettrica, tutti dicono l'auto elettrica è bellissima, però se rimango a piedi. Ma io vi chiedo, quante volte vi capita di fare più di 300 km al giorno? Tolti i rappresentanti, tolti alcune categorie che fisiologicamente sono così. Io cerco ogni volta di convincere i miei parenti dicendo che loro più di 30 km non fanno al giorno, quindi in un'ora la macchina è ricaricata di notte. Quindi il pianeta sicuramente sta soffrendo il caldo, dobbiamo tirarci sulle maniche per cercare di dargli un po' d'acqua, altrimenti il futuro non ce l'abbiamo. Mi fermo qui. Grazie infinite anche al professor Vignucolo per la sintesi, per questo panorama, devo dire, molto ampio, molto completo, che è riuscito a darci in così breve tempo su quella che è la situazione energetica e la possibile transizione.